Appena 3 anni fa la realtà di oggi appariva un sogno. Che Napoli potesse ritrovare una società ed una squadra di calcio in grado di emozionare. Il fallimento della gestione Naldi e la retrocessione in Serie C avevano lasciato un segno troppo profondo nella passione di una tifoseria straordinaria, ma non più disposta a soffrire. Ed ecco spuntare Aurelio De Laurentiis, apprezzato produttore cinematografico, da tempo sulle tracce del Napoli, e la storia di colpo è dirottata verso più consoni binari. La Napoli Soccer si mette alle spalle in 2 anni la C, saluta la nuova casa a Castelvolturno, stravince il premio, simbolico certo ma che a tutti farebbe comodo per l'affluenza di pubblico al San Paolo, prima di ritornare alla denominazione di sempre, Società Sportiva Calcio Napoli. Al timone, nella gestione manageriale del club, chi con Diego Armando Maradona aveva già vinto, il direttore generale Pierpaolo Marino, prontissimo, così come il portierone della squadra Gennaro Iezzo, a lasciare gli onori e la gloria dell'A per vivere fino in fondo la nuova avventura. Direttore Marino, è tutto pronto per l'inizio di una nuova stagione agonistica che si spera possa essere vincente come quella appena trascorsa? Sì, c'è una forte emozione per questo ritorno del Napoli in Serie B e c'è tanta voglia di fare bene in una B che quest'anno è più prestigiosa che mai, con la presenza di squadre di grandi bacini di utenza, e si è parlato quasi di 1-2 per questo campionato. Quindi c'è una forte emozione e una forte passione da parte della città per questo campionato così importante che si accinge ad affrontare il Napoli. Quanto sarà ingombrante la presenza della Juventus in questa Serie B? Ma io non lo so, da un punto di vista diciamo di interesse del campionato e di immagine del campionato l'ingombro è ben accetto. Da un punto di vista tecnico e sportivo chiaramente questo dipenderà dall'entità della penalizzazione, se rimarrà tale, e anche da come la squadra della Juventus affronterà il campionato, con che mentalità. E quindi staremo a vedere. Io credo che alla fine la Juventus in Serie B sarà sicuramente un valore aggiunto del campionato, e forse anche per la Juventus sarà un'esperienza, per quanto negativa, irripetibile, per cui sono molto curioso di vedere questo campionato. La B quest'anno ha un bacino di utenza che è leggermente inferiore a quello della Serie A, e questo dice tutto, perché non era mai accaduto nella storia di questo campionato che i numeri dei tifosi della B si potessero lontanamente avvicinare a quelli della A. Invece questo accade in questa stagione, e quindi prepariamoci a viverla con una grande attenzione, con una grande passione, ma anche con la consapevolezza che sarà un campionato irripetibile. Se le faccio il nome di Gennaro Iezzo, lei che cosa dice, direttore? Ma dico, per me uno dei primi 5 portieri italiani, e trovo tutto molto bello per noi che giochi con il Napoli, anche se in Serie B. Mi dispiace che la grande platea della Serie A l'abbia conosciuto poco, se non per quella parentesi col Cagliari. Io te volessero tutte strade del mondo per te far cagnare e spostare con ura, senza aver paura, senza aver paura. Gennaro Iezzo, la passione azzurra a difesa della porta del Napoli, così? Normale, da napoletano e tifoso del Napoli, e per me è un grosso onore difendere questa porta, e come dicevi tu lo faccio con molta passione e con tanta voglia di far bene. Gennaro, ci guardiamo attorno e ci convinciamo una volta di più che la nuova casa del Napoli è molto accogliente e tranquilla. Tu hai vissuto i momenti più belli della Napoli Soccer, perché il tuo avvento a Napoli è coinciso con la vittoria del campionato di Serie C, e non è stata facile. Ma per fortuna mia sono arrivato nel momento giusto. Abbiamo fatto un gran campionato l'anno scorso e niente, adesso ci riproviamo, anche se quest'anno sarà un po' più difficile rispetto a quello dell'anno scorso.
provo ad azzardare, c'è un'affinità tra lei e Gennaro Iezzo? Mi spiego meglio, lei ha anche lasciato l'Udinese, ormai creatura lanciatissima verso le zone importanti dell'Europa, non solo in Italia, per accettare Napoli, e il Napoli qui sappiamo quanto lei è legato. Iezzo non ha mai tentennato, insomma, lasciare la Serie A per scendere in C lo si fa solo per amore. Sì, anche se poi dopo le decisioni di un manager sono diverse da quelle di un calciatore. Indubbiamente abbiamo fatto tutti e due una scelta di Napoli, una scelta di cuore, direi questo perché c'era anche la possibilità di andare a ricostruire dove è arrivato un presidente come De Laurentiis che ha capacità manageriali, passione ed anche possibilità di mezzi per investire. Io credo che quando a chiamare Napoli si fa fatica a dir di no. Io quando c'è stata l'opportunità di approdare qua a Napoli non mi sono fatto tentare altre situazioni. Ti ripeto, come dicevo prima, l'ho fatta veramente con tanto orgoglio e tanta voglia di venire in questa piazza dove, diciamo, l'ho sognata sempre da piccolino. Ecco, a tal proposito, c'è un portiere al quale ti sei ispirato nel tuo percorso agonistico? Ma come dicevo prima, il Giaguaro Castellini, che è stato, diciamo, un idolo per noi tutti portieri tifosi del Napoli, poi anche non dimentichiamo il grande Dino Zoff, che è stato l'esempio proprio del grande portiere. Io credo che forse sia stato il più grande portiere della storia del calcio mondiale. Per noi che seguiamo il Napoli tutte le domeniche c'è un'immagine fissa, ricorrente, emblematica. Tu sei il portiere, quindi per primo rispetto ai compagni fai le scalette per andare sul prato del San Paolo per cominciare gli esercizi di riscaldamento. Appena entrato in campo, quasi in maniera naturale, la standing ovation del pubblico, l'applauso per Gennaro Iezzo, e tu ricambi. Ti rendi conto di avere attorno la fortissima passione di questi tifosi che ti stimano e ti apprezzano per quello che hai dimostrato? Questo diciamo, è la carica domenicale che mi dà la gente di Napoli. Io quando salgo il sottopassaggio a sentire già gli applausi, per me è qualcosa di incredibile e si fa anche fatica a raccontarlo. Io non posso che dire solo grazie a tutta quella gente che mi dà sempre forza ogni domenica. Ecco, ricordiamo che sei di Castellammare di Stabia. Avresti mai pensato poi un giorno da tifoso di indossare la maglia del Napoli? Diciamo che l'ho sempre sognato e diciamo negli ultimi tempi diciamo che era un po' difficile, perché ci sono stato in un momento vicino al Napoli 3-4 anni fa quando stavo a Catania, poi non mi ricordo perché non si è fatto più niente, diciamo non ci speravo quasi più. Poi diciamo che il mister mi ha fatto qualche telefonatina, mister Rea, e lì iniziava la speranza. Poi quando mi ha chiamato il direttore e ci siamo incontrati, sapevo che si faceva. Si è concretizzata la cosa. Sei molto concreto, l'hai dimostrato, io condivido anche il tuo atteggiamento cauto, perché si appresta alla Serie B e questa è una 2, lo hanno detto tutti quanti, ma non c'è solo la Juve, c'è il Genoa, c'è il Bologna, ci sono squadre che hanno un nome più piccolo ma organici comunque competitivi, e insomma ci sarà da pedalare. Sicuramente, io credo che il campionato di B sia quello più difficile da tutte le categorie. Non dimentichiamo che ci sono molte squadre che sono retrocesse dalla A e molte neopromosse che comunque fanno sempre bene, le neopromosse hanno sempre fatto bene nell'anno successivo. E poi non dimentichiamo le grosse piazze come Genova, Brescia, Verona, e non dimentichiamo poi la Juve, che secondo me è la squadra che fa classifica a parte. Però non dimentichiamo anche il Napoli, che comunque c'è un organico di grosso livello e con i nuovi acquisti credo che potremmo dire la nostra in questo campionato. Nel caso tuo credo che questa domanda sia giusta e opportuna. Nel calcio di oggi quanto contano i soldi per un calciatore, quanto conta la passione? Ma io credo che i soldi sì, ti fanno vivere bene, ti possono far star bene, però se non c'è passione poi alla fine, quando finirà di giocare a calcio,
ti mancherà sempre qualcosa. Io per fortuna c'ho una grande passione, questo al di là dei soldi, al di là di quello che si può guadagnare. Io ho la passione per questa sfera che da piccolo facevo impazzire i miei genitori e tuttora non faccio altro che guardare calcio, perché secondo me fa parte proprio della nostra vita. Hai avuto modo di inaugurare anche una scuola calcio? Sì, ho inaugurato una scuola calcio, si chiama Napoli Junior, legata al Napoli. Diciamo che cerchiamo di fare qualcosa per i ragazzi di Castellammare e dintorni per far sì che cambino strada. Qualche ragazzo che magari non ha la possibilità di pagare o di fare calcio a certi livelli, può venire tranquillamente da noi, che gli daremo una mano nelle nostre possibilità. Un'ultimissima, Gennaro, Napoli-Juventus, Coppa Italia, insomma 60.000 allo Stadio San Paolo, si va ai calci di rigore, botta e risposta, poi non a caso Buffon ha tirato il primo rigore per la Juventus, vi siete scambiati diverse volte il gesto del 5, insomma che cosa vi siete detti in quei momenti così concitati e che cosa hai provato poi sotto la curva B, perché è lì che ti abbiamo visto esultare? Diciamo che Buffon prima dei rigori mi ha detto una cosa che secondo me è una cosa importante, che magari uno come lui, campione del mondo, poteva anche risparmiarselo. Lui è stato un grande, è venuto da me e mi ha detto: Genna, vedi che sono uno dei 5 rigoristi, non lo faccio magari per presunzione, lo faccio perché vedo qualche mio amico titubante e andrò io a tirare il rigore, te la prenderai. Ho detto: no, vabbè, Gigi, scherzando, non ti preoccupare, basta che mi dici dove tiri, che magari riesco a parare. E lui si è messo a ridere. È stato un gesto bello e veramente, nel calcio di oggi, un gesto molto importante. Poi, sai, io credo che noi facciamo categorie a parte, i portieri, la pensiamo in un modo tutto nostro, e allora stavamo lì, cercavamo di caricarci a vicenda per i rigori. Andrei mai a calciare dal dischetto? Ma se ci sarà la possibilità, non mi tirerò indietro. La lezione che hai imparato dall'avventura del Napoli in Serie C? Quello che abbiamo imparato è che sicuramente Napoli ha fatto un grande bagno di umiltà, e magari queste doti di umiltà che abbiamo imparato in questo campionato sarebbe bello conservarle anche nel campionato superiore, dove l'umiltà paga sempre. Insomma, il patrimonio, il bagaglio che vi portate dietro. Sì, con orgoglio. Umili, determinati, ma anche coscienti dei propri mezzi. Un Napoli dunque rinsaldato nell'esperienza dal bagno d'umiltà sui campi di C e pronto nuovamente a dare la scalata alla massima serie. Cosa dovranno attendersi i tifosi? Sentiamolo proprio da Gennaro Iezzo. Ai nostri tifosi dico soltanto di fare quello che fanno sempre ogni domenica, di dare una mano a questa squadra, perché secondo me insieme si può arrivare a fare grandi cose. Non gli posso solo dire che grazie da parte mia e da parte della squadra per l'affetto che dimostrano domenica per domenica. Noi speriamo di ricambiare il loro affetto con grosse vittorie, sperando di portare il Napoli dove merita.